Livigno ed il suo turismo. Anche la zona franca nulla ha potuto contro le chiusure imposte dalla pandemia. Nessun argine ad una crisi economica che ha paralizzato turismo e commercio nella stagione infernale. Ora però si riparte, Livigno è pronta. Questa stagione che purtroppo non abbiamo aperto si calcola all'incirca 500 milioni per la sola stagione per tutto l'indotto turistico. Finalmente c'è una data, la nostra è il 12 giugno, apertura di tutto quello che è l'attività estiva con attività per famiglie, attività all'aria aperta, soprattutto bike e soprattutto il trekking. Certo, la ripartenza con il ponte del 1° maggio, guastato dal meteo, non ha certamente aiutato. Purtroppo è davvero una situazione difficile per tutta la montagna italiana. Abbiamo avuto un inverno complicato con la chiusura degli impianti da sci e purtroppo anche questa ripartenza che si aspettava in maniera molto molto intensa non c'è stata per vari motivi. Sicuramente ci aspettiamo come montagna delle normative più attente al nostro territorio. Pensiamo ad esempio a quella della riapertura dei ristoranti. Non è possibile pensare a una riapertura solo sull'esterno. Pensiamo, qui siamo a Livigno, 1800 metri. In questi giorni mangiare all'aperto a Livigno non era facile. Un tema, quello delle consumazioni sulle tavolini esterni, che resta al centro del dibattito sul turismo. Assolutamente sì, infatti è una normativa pensata per le città e chiediamo con forza che si permetta in sicurezza con tutti i protocolli anti-Covid di una riapertura anche all'interno, perché può dare un po' di certezza ai nostri operatori che sono pronti ad accogliere i turisti, hanno fatto di tutto per mettersi a norma con i protocolli anti-Covid, però aspettano un po' di certezze, perché senza certezze non si riesce ad aprire. E la sensazione sarà un'ottima estate, come d'altra parte è stata quella dell'anno scorso. Chiaro che la gente dopo un periodo che è ferma è chiaro che vuole uscire, ci sono veramente parecchie richieste a livello di italiani, qualche straniero ovviamente anche, per cui sì, le previsioni sono direi ottime, poi perché non sperare, insomma ci mancherebbe altro, noi in ogni caso faremo del meglio, del nostro meglio. Girando per Livigno in questi giorni si nota che la voglia di fare, di tornare a lavorare, certo, non manca nessuno. Siamo contentissimi, siamo pronti, tutti i tavoli sono distanziati con tutte le norme Covid, non vediamo l'ora di accogliere tutti i turisti per oggi, domani, prossimi weekend, siamo pronti alla ripartenza. Siamo comunque organizzati, abbiamo delle belle lampade scaldanti, una terrazzina un pochettino più coperta e riparata dal vento. E si sta bene anche all'esterno, anche a Livigno, nonostante le temperature, riusciamo sia a mangiare che a servire un buon aperitivo, un buon pranzo, una cena a lume di candela.